di quarto uomo Rizzoli. Primo tempo supplementare appena cominciato. Siviglia, Rosenal. Mazzarri ha cambiato i centrocampisti laterali di Palumbo, cioè non ci sono più San Marco e Franceschini, no? Del Vecchio e De Sena. Sì. Ma poi abbiamo parlato forse un poco di Palumbo, molto importante per l'equilibrio di questa squadra. Sappiamo che lui è più che altro più che uno che detti tempi, uno che va a recuperare molti palloni, gioca nella posizione centrale, però è importantissimo perché quando Campagnaro fa le sue quando va avanza è lui che copre sempre, dà equilibrio alla squadra, rimanendo diciamo coi tre dietro. Uno dei leader della Sampdoria. Sì, beh, senza dubbio. Si deve abbassare Rosetti, ora Muslera. Lichtsteiner. Del Vecchio. Anche Vicious va a destra, Cassano sempre beccato dai fischi dei tifosi della Lazio, sulla palla dice Rosetti, allora De Sena, Ledesma, non molla Stanche Vicious, poteva anche evitare Stanche Vicious di alzare la gamba, poi offre la stretta di mano, l'accetta Ledesma. Non era facile fare uscire questo pallone così lento, ci è voluta veramente tutta la maestria di Ledesma nel coprire il pallone. Allora vediamo che Accardi chiede la linea, non è che l'hanno scordato molto diciamo gli altri uomini di reparto. La difesa 3 della Sampdoria diventa 5 naturalmente, sì, quando la squadra avversaria è in possesso di palla, perché scalano gli esterni. Questa sera sono Stanche Vicious e Pieri. Il primo tempo ha cercato proprio di giocare a tre più aggressiva anche sugli esterni, secondo è stata proprio una difesa 5. Ancora continua a dare indicazione al limite dell'area di competenza del tecnico Mazzarri. Punizione Lazio. Primo tempo supplementare della finale della Coppa Italia. Dabò carica il destro. È una buona idea perché tutti i sampdoriani, a parte Cassano, si erano schiacciati praticamente dentro l'area, c'era questo spazio anche se la distanza era notevole, abbiamo visto il tiro che non ha avuto buon esito, si dispera, mi sembra che da quella posizione una prodezza deve essere effettuata, sennò... Dabò è l'unico superstite tra i giocatori della Lazio ad aver vinto la Coppa Italia del 2004, l'ultima delle quattro che figurano nella bacheca del club biancoceleste, come quattro sono stati i trionfi della Sampdoria, che la sua ultima Coppa Italia l'ha vinta nel 94. Erano in bella mostra le quattro annate delle vittorie sampdoriane proprio nella curva dei tifosi, tra l'altro con un punteggio record in finale, nella finale di ritorno su Lancone, 6-1, sì. Sampdoria che ha pareggiato 0-0 all'andata. Pieri, Pazzini, preciso per Cassano, corsa di Pieri, Cassano ha ignorato De Sena che lo sosteneva a destra e ha provato a far centro dalla distanza. Una buona soluzione, anche se c'era stato questo inserimento, però aveva lo spazio centrale, è stato bravo, ha tirato praticamente tutti. Non è andato mica lontano rispetto al bersaglio. Calcia di leggero collo esterno e salza un po', ma buona soluzione. Ha cercato proprio l'angolo sotto l'incrocio dei pali. Ottimo. Pronto a entrare Gastaldello. Castaldello, ma Lucchini è un, non lo so, vedevo anche lui un esatto, po'. Esatto, Lucchini uscirà. Perché lo vedevo un po' anche lui, forse un po' stanco, un po' di crampi, lo vedo che cammina più che corre. Del Vecchio però su Brocchi. Lichtsteiner.
Brocchi, encomiabile per continuità agonistica. Classe 76 Brocchi. Ha speso tanto, infatti lo vediamo. Più passa il tempo, più c'è gente che arranca in mezzo al campo, questo era inevitabile. Eh sì, c'è il fallo netto di Del Vecchio che non ha preso la palla, ma il piede di Lichtsteiner. Quasi 3 milioni di euro vale il successo a questa Coppa Italia, tra premi della Lega e incasso per questa serata, ma poi un altro milione e mezzo si rimedia con la Supercoppa a Pechino e qualcosa in più naturalmente con la visibilità dello sponsor. Intanto è entrato Gastaldello. Esce Lucchini, sì sì. Calcia Kolarov. Palla direttamente fuori. E poi in un percorso medio, diciamo, nell'Europa League si potrebbero trovare altri 5 milioni di euro. In totale, in sostanza, si sfiorano i 10 milioni di euro per la vittoria stasera in questa 61esima edizione della Coppa Italia. Sarebbe il primo trionfo per la Lazio della gestione Lotito e il primo trionfo per la Sampdoria di Garrone. C'è anche questo naturalmente che pesa nelle motivazioni, ed è un discorso analogo, l'abbiamo già fatto in telecronaca per i due tecnici. Sì, il fattore campo stasera è pesato poco, anche se era in maggioranza ovviamente i tifosi della Lazio. E Mazzari lo ha sottolineato nella conferenza della vigilia. Pensavo pesasse di più, invece non è stato così. Sampdoria in avanti con lo spunto di Dessena. 1-1 ancora, primo tempo supplementare, se n'è andato il settimo minuto. Il più stanco è Mazzarri, ha speso tante energie, non gli stanno venendo neanche i crampi, veramente per tutti i 97 minuti e più, perché c'è stato anche il recupero che sta aiutando la squadra. Intervento di Siviglia e Gastaldello. Ledesma. Zarate, l'ha messo giù Del Vecchio, ammonito. Ha esitato Rossetti. Sì, fatto bene, non c'è nulla da dire. Era già il secondo intervento da parte di Del Vecchio, prima su Lichtsteiner e adesso su Zarate. Lo vediamo, la palla è già lontana dall'argentino e lo guarda anche male. E lo manda anche a quel paese, dico la verità. Del Nero. Gesto di stizza da parte di Del Nero, se n'è accorto Rossetti. Accardi. Pieri, ma non si arrende Brocchi. Che ancora forza per correre. Rosenel. Più passa il tempo, lo vediamo, e più non ci sono sbilanciamenti. Rossi è a un metro dalla linea del fallo laterale. Sì, entrerebbe in campo. Cassano di petto per Del Vecchio. Siviglia. Ledesma. Ma cerca qualcuno che vada in profondità, ma è impossibile, anche questo pallone è difficile da poter raggiungere. Palombo. Pieri. Pazzini voleva di piatto lanciare lungo l'out di sinistra a Cassano. Ma adesso i centrocampisti non accorciano, è ovvio, la palla arriva più da lontano anche adesso, e se la devono sbrigare le due punte, come sta succedendo adesso per la Lazio. Scambio Rocchi-Zarate, poi Stankevicius su Del Nero. La punizione di Cerosetti è per la squadra di Mazzarri. Giusto, giusto. Che ha eliminato Empoli, Udinese ed Inter in questa Coppa Italia, ben 5 i turni invece che ha dovuto affrontare la Lazio, dal Benevento alla Juventus in semifinale.
sei partite, sei vittorie per la Lazio in questa Coppa Italia, anche se una, ricordiamolo, dopo i tempi supplementari. Delio Rossi si sta per giocare anche l'ultima carta e fra De Silvestri e Mauri che si scaldavano ha scelto il difensore, entrerà De Silvestri. Fermato Cassano, invitato a rialzarsi da Rosetti. Troppo in avanti per Lichtsteiner, l'invito di Ledesma. Palombo. De Silvestri prenderà il posto di Brocchi che, come aveva detto prima, era un po' sofferente, molto stanco, con problemi di crampi. Eh sì, se, sa, certo è non così, si è risparmiato. No, se così penso sposterà leggermente più avanti Lichtsteiner, l'ha fatto tante volte questa mossa, sarà così anche forse stavolta. Sì, probabilmente è così. Pieri, Cassano. Cassano ha visto il movimento di De Sen. Ma se c'è il movimento, sul movimento di Cassano a rientrare, la palla può arrivare con molta facilità, anche se adesso è stata un po' lunga, però lo spazio lo trova sempre il Barese. Cassano andava incontro ad Accardi che invece lo ha lanciato. Mi sta dicendo dammela addosso, perché non c'ho la forza di andare in profondità, non ce l'ha nessuno in questo momento. Rosenal, Ledesma, Zárate. Zárate, poi infastidito dalla trattenuta di Accardi. Brocchi, Lichtsteiner, il problema è girarsi per crossare, cerca di andar via a Del Vecchio, poi è arrivato anche Pieri, protesta Lichtsteiner. No, non si può lamentare, ha buona corsa ancora per questo atteggiamento nei confronti dell'assistente. Però sono più iniziative personali, ma questo è inevitabile neanche sottolinearlo, perché tenendo le posizioni, chi è in quella posizione cerca l'iniziativa personale, se gli riesce bene, adesso c'è la sostituzione. Applausi per il generosissimo Brocchi, meritatissimo. E va in campo De Silvestri, classe 88. Brocchi ringrazia i tifosi della Lazio. Non si può dire che non abbia dato tutto, Vi garantisco, vi garantisco, lo vediamo qui vicinissimo, ha proprio la faccia di uno che ha dato esausto. tutto. Del Vecchio, Ledesma, Gastaldello, Palombo, Campagnaro. Rosenal, sbaglia Rosenal, poi rimedia. Aveva intuito De Sena, un giocatore, ha rischiato molto. Sì, un giocatore, qui è fallo. Spostato Rocchi da Campagnaro. Però un giocatore così esperto come Rosenal, che non deve commettere certi errori. Sei sul pallone, tranquillità, serenità, lo stoppi e poi la giochi. Qui a Campagnaro non va tanto per il sottile, era già sbilanciato per conto suo, lo vediamo. Intervento secondo di Rosenal era assolutamente regolare su De Sen. Kolarov, Kolarov, numero su De Sen, saltato anche Stankevicius, poi Campagnaro, ci crede Rocchi, recupera Rocchi, è in area Rocchi. Sulla sua strada trova Del Vecchio, ancora Lazio con Dabò. Mazzari non sta fermo un attimo. Zárate, fermato da Pieri. Come fa a dare tante indicazioni in un attimo? Ha richiamato i centrali a non muoversi dalla stessa la punizione. Qui un fallo di Zárate. Era in ritardo e allora c'è la punizione. L'intervento di Zárate su Pazzini, che si sta chiedendo perché non è stato ammonito. Vuole calma dai suoi Mazzarri. Siamo quasi al termine del primo tempo supplementare. Campagnaro, Rosenal. Io ho qualche dubbio che qui era fallo, ma qui è proprio era fallo.
perché Kolarov e no, Kolarov si è girato guardando verso i compagni, nettamente falloso, e pericoloso, ci stava un'ammonizione perché affonda, poteva anche tackle, far male a De Sena. L'ha affondato tanto quel tackle, ma almeno la punizione doveva esserci. Aveva la coscienza sporca Kolarov, si è girato guardando i compagni. C'è addirittura il quarto uomo Rizzoli che sta parlando, scusate, con un giocatore della panchina, si tratta di San Marco, che era andato in panchina appunto, gli ha spiegato, gli ha messo proprio le labbra vicino alle orecchie per spiegargli che cosa è accaduto, e ovviamente non possiamo saperlo. E naturalmente Enrico Variale e Carlo Paris adesso ci faranno vivere per quanto possibile l'atmosfera lì a bordo campo. In questo break è finito il primo tempo supplementare, si rimane sull'1-1, è il momento di riprendere fiato, di dissetarsi. Sì, grande distribuzione di acqua da parte della Lazio, immagino adesso anche da parte della Sampdoria. Delio Rossi si è subito avvicinato a Zárate, lo sta catechizzando, e anche a Rocchi in questo momento, i due attaccanti, mentre Muslera si sta portando e si sta un pochettino isolando, adesso sta vuole far presto Rosetti, mi sembra. Sì, Rosetti non gli vuole dare troppo spazio, come dice il regolamento, è chiaro, certo, che un po' di tempo per recuperare quantomeno un minimo di energie, i giocatori cercano di prenderselo. A te Carlo. Sì, ecco, uno dei collaboratori di Mazzarri sta dando indicazioni tattiche proprio con uno schema scritto su carta ad Accardi per quanto riguarda la disposizione difensiva di questi ultimi 15 minuti. Sì, il regolamento prevede la semplice inversione di campo, poi naturalmente un minimo di pausa viene sempre concessa, però Gianni, non è andato intanto, per le lunghe, così, Gianni, vai, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sta lasciando la tribuna, adesso non sappiamo se rimarrà all'interno, tra l'altro la temperatura è notevolmente scesa, oppure se sta proprio andando via perché magari si è fatto tardi. Rimane invece, l'abbiamo visto inquadrato poco fa, il CT della nazionale Lippi. Intanto è cominciato il secondo tempo supplementare della finale della Coppa Italia, la Team Cup. Il rapporto di forze tra tifosi dal punto di vista numerico è in sostanza un 3-1. Sì. Comunque non è certo sola la Sampdoria in questa sua gara allo Stadio Olimpico di Roma. Anzi, Olimpico che formalmente è campo neutro, ma Gianni, di fatto siamo in casa della Lazio. Vai, interruzione Carlo. Non calcistica, sempre sul presidente che sta riscendendo, sta tornando. Si era fermato con un bambino, adesso una libera interpretazione, chissà se si trattasse di uno dei bambini dall'Aquila, gli ha firmato un autografo, lo ha accarezzato e adesso sta riprendendo la sua posizione. Carlo, Carlo, se posso aggiungere qualcosa, mi pare che è andato a prendere il cappotto il presidente. No, ce l'aveva. Ah, ecco, perché l'ho visto un attimo comunque che era infreddolito. Tanto Cassano, numero Cassano. Cassano, e la Sampdoria va vicina al vantaggio all'inizio di questo secondo tempo supplementare, numero di Cassano. Comunque era calcio d'angolo, cosa ha fatto Cassano in quello spazio? Dopo c'è stato il contrasto, secondo me l'ultimo tocco è stato di De Silvestri, lo vediamo. Nettamente di De Silvestri, rischiosissimo, però è stato bravo perché ha guardato l'uomo. Vediamo, la palla è assolutamente regolare, De Silvestri guarda Pazzini, non gli lascia lo spazio, non si fa attrarre dal pallone e salva un gol fatto sulla protezza del Barese. Un'invenzione di Cassano. Cosa ha fatto? Solo i grandi giocatori riescono ad andare via, come è successo molto spesso a Zárate. Adesso è capitato a Cassano in quegli spazi stretti, ci vuole tanta qualità tecnica. Si era detto, scritto, una sfida equilibrata al di là del vantaggio per la Lazio di giocare nel suo stadio, e questo è stato poi la ragione Mazzarri, magari lo faceva per aiutare i propri giocatori che avrebbero giocato in campo non neutro. E invece così è stato, la squadra non ha risentito assolutamente del sovrannumero dei tifosi che c'erano, e anzi ha giocato la propria partita. Zárate, accelerazione, intervento di Palombo, ammonito, cartellino giallo per Palombo, il capitano della Sampdoria. Sì, ma adesso gli va anche bene,
ci sta, ma Zárate anche adesso riesce a essere più rapido degli altri giocatori, portarsi avanti il pallone e fare commettere agli avversari, non ne può più neanche lui di subire falli, ma d'altronde con quel tipo di gioco attrae i falli degli avversari. Quanti cartellini gialli si devono tra virgolette a Zárate? Sì. Cartellini gialli nella Sampdoria, naturalmente incontenibile quando parte palla al piede. È uno di quelli che dovrebbe avere i crampi, invece mi sembra ancora molto, molto rapido. Adesso degli Oros motivatissimo Zárate, una delle più piacevoli realtà di questa stagione calcistica in sì, Italia in assoluto, anche per chi lo conosceva è andato oltre veramente a più grandi prospettive che poteva avere questo ragazzo dell'87 sì, argentino che aveva trovato benissimo. Adesso vediamo intanto adesso Pazzini, Muslera dopo il rimbalzo, che aveva già fatto bene in Argentina e poi aveva scelto il Qatar perché si è sistemato e poi è tornato al grande calcio. È notevole lo sforzo che viene fatto da Lotito, naturalmente Lotito avviato sulla strada, no, del risanamento dei conti, un percorso lungo, impegnativo, e quanto peserebbe, no, naturalmente anche la vittoria in Coppa Italia da questo punto di vista. Intanto Del Nero messo giù, ha ammonito Gastaldello. Adesso non ci pensa due volte, che è diffidato, sì, sempre in ottica, sì, della prossima edizione. Non c'è nulla da dire, Del Nero ha preso una brutta botta, la munizione ci sta tutta. Era stato ottimo il movimento verso l'interno, mi sembra che abbia affondato, non pensavo fosse un intervento meno pericoloso, invece ha subito proprio un colpo dritto per dritto, sì. Vediamo, ma no l'ho colpito, ma non, ah ecco, col ginocchio lui, destro, sì, però ci stava solo assolutamente le munizioni, niente di più, sì, ma non neanche tanto pericoloso. Ci credono i tifosi della Lazio e provano a rispondere anche quelli della Sampdoria. Adesso anche da quella posizione è una buona occasione, visto il piede di Kolarov, visto le energie che se ne vanno, sicuramente. Delio Rossi si è sgolato per cercare di dare indicazioni su questa punizione. Dabò, che era il più vicino per la verità, non ha fatto sforzi di avvicinarsi alla panchina, evidentemente era uno sforzo ulteriore, penso abbia capito, ma insomma in questo frastuono sarà stato sicuramente molto complicato. Sono troppo 30 metri adesso, anche adesso camminando, sì, pesano indubbiamente, pesano. Kolarov ha messo paura alla Sampdoria già nel primo tempo, respinta di Castellazzi che poi si è ripetuto su Pando. Lunga la rincorsa, Rosetti invita Cassano a rispettare la distanza, anche se lateralmente. Siviglia prova a creare un buco nella barriera della Sampdoria. Dietro a Siviglia si è messo Rosena. Va Kolarov proprio sulla barriera. Rosena! Non è finito. È arrivato il tiro di De Silvestri. Ci ha messo un po' di tempo il centrale della Repubblica Ceca a cercare la giravolta e non c'è riuscito, è stato anticipato. Lichtsteiner contro Del Vecchio. Lichtsteiner, vai, è quel paese. Proteste di Lichtsteiner che possono costare care perché vistose, reiterate. L'abbiamo visto anche qualche minuto fa sul versante opposto. E se n'è andato anche il settimo minuto del secondo tempo supplementare. È una partita vissuta su un equilibrio veramente precario, sui nervi, ma lo si sapeva, e così è stato. Forse doveva essere frenata un po' prima con delle ammonizioni. Campagnaro non si arrende, di spalla prevale sulle Desma. Che grinta Campagnaro! Mamma mia, si propone. Cassano. Che ne palla Cassano, contrato,
Allora De Silvestri, Ledesma, forza della natura, il Campagnaro era in ritardo su Ledesma, che poi ha avuto il grande merito di andare a raddoppiare Cassano, di portargli via il pallone. Piace molto a Campagnaro tentare l'avventura in avanti. Sì, molto. Una specie di Lucio. Di Lucio, sicuramente è un giocatore però che quando si propone, anche se non dovrebbe farlo molto spesso come centrale, però non perde il pallone, non perde spesso il pallone, proprio per questa sua forza fisica. Brocchi avrebbe dato tutto comunque, l'ha fatto a maggior ragione considerando la squalifica che deve scontare in campionato, un turno anche per Siviglia, 2 per Brocchi. Intanto la Lazio sull'1-1 con Rosena, Campagnaro, Del Vecchio. Del Vecchio che andò in gol nel 3-1 della Sampdoria sulla Lazio in questo in campionato. De Sena, Stankevicius, Palombo, sbaglia Palombo, Zárate, si porta verso il centro dell'area Lichtsteiner, De Silvestri, non c'è nessuno ad aiutarlo della sua squadra, deve fare tutto da solo De Silvestri, che riesce comunque a servire Ledesma. È partito il cross, Stankevicius in area di rigore, è entrato in Rossi è entrato addirittura in campo, Stankevicius, c'è una trattenuta su Lichtsteiner e poi viene accusato Lichtsteiner di simulazione prima da Castellazzi e poi da Accardi. Gianni, Delio Rossi è entrato in campo almeno 10 metri, io devo dire che dalla mia postazione, poi voi vedrete i replay, mi pare che c'è stata proprio una cravatta ai danni del giocatore della Lazio. Intanto Zárate, palla che non arriva a Rocchi, Accardi, abbiamo il forte sospetto anche noi che ci sia stato un intervento proprio con il braccio di Stankevicius su Lichtsteiner, non ho visto l'inizio del loro diciamo duello, episodio sicuramente da rivisitare. Del Nero, Ledesma, e il decimo anche se n'è andato del secondo tempo supplementare. Zárate, peraltro ci sarebbe stata forse anche espulsione in quel caso. Intanto Dabò, Rocchi, Ledesma, sbaglia Ledesma. Ha voluto un po' apprezzare i tempi, era giusto come giocata, aveva visto Lichtsteiner dalla parte opposta. De Sena, finta, aspetta Cassano, Cassano, De Sena, Stankevicius, cambio per Pieri, Del Vecchio. Sono fischi di paura questi, direi. Sì. Una paura veramente, i tifosi della Lazio, di una sorpresa negativa nel finale. Cassano, Campagnaro, Ledesma. Sì, ma qui Del Nero non può. E qui c'è un altro errore, non ma può. Ancora la Sampdoria con Pieri. Si perde un po' di lucidità naturalmente a questo punto della sfida infinita tra Lazio e Sampdoria, inedita e infinita. 11:20. Secondo tempo supplementare, sono in pratica tutti in piedi sulla panchina della Sampdoria. Rocchi spinto da Stankevicius e punizione. Tutti in piedi, come stavo dicendo, che Del Nero si è un po' assentato, sicuramente doveva andare a coprire quella posizione, vediamo. Andiamo a vedere, ecco l'intervento di Stankevicius che vede il movimento dell'avversario e interviene con il braccio destro. Sì. Un po' quello che era successo nel primo tempo tra Siviglia e Pazzini. Castellazzo. È qui, una carezza, una carezza nei confronti di Lichtsteiner. Voleva il rigore Rossi, che come ci diceva Enrico Varriale. Almeno 10 metri, è stato almeno 10 metri in campo. Ampiamente entrato in campo. Sì. Magari avremo modo di vedere anche cosa ha fatto Rossi con ulteriori riproposizioni. Intanto Zárate. Più evidente quello del primo tempo, in tutti i casi, quello di Siviglia su Pazzini.
Zárate, anche Del Nero in area, cross, un tuffo Castaldello. Andiamo a vedere allora, ecco qua le proteste della Lazio, guardate dove è arrivato Rossi. Per la regia internazionale Vincenzo Belli e per la regia italiana Marco Spoletin, con le riprese della squadra esterna 4 di Roma. Ledesma, Dabò, che tensione all'Olimpico. Sì, sì. Notevolissima, ma anche quando uno prende il possesso della palla cerca di liberarsi, come sta facendo adesso Rosen. La Lazio decima in campionato, la Sampdoria dodicesima, una partita che vale una stagione e buona parte della prossima per quello che è il discorso di visibilità internazionale e anche di entrate economiche. Rocchi in mezzo a tre avversari. E poi proprio nel momento di rinnovamento dalla Coppa UEFA all'Europa Cup con altri introiti, fondamentale. E qui c'è un fallo. Mazzarri dice avanti. Fa finta con una mano dietro. Infatti chiamava di... fa tutto, incontenibile. Adesso la protesta invece nei confronti del quarto uomo, che stasera davvero ha avuto una serata faticosa, è di Delio Rossi, che sta ricordando sia l'episodio del rigore richiesto dalla Lazio, che su questa decisione di Rosetti non dimostra di essere particolarmente convinto. Rizzoli sembra mai rassegnato su Mazzarri, sì, perché... ma su tutti e due adesso, devo dire. Campagnaro, è partito il cross all'attacco Stankevicius. Rocchi, Del Nero, c'è un placcaggio su Kolarov da parte di Campagnaro mentre l'azione prosegue. Del Nero riesce a superare Palombo, arriva Dabò, il tiro con il destro fuori, era forse l'ultima occasione. C'è cartellino giallo per Campagnaro per quella trattenuta, diciamo, detto su Kolarov. Non era ancora stato ammonito. No, beh. E ha rischiato l'espulsione all'inizio della partita. A questo punto, allora, per la sua squadra ha fatto bene quel placcaggio per non far partire Kolarov. Siamo oltre il quindicesimo minuto del secondo tempo supplementare. È finito. Si va ai rigori. Si prende tutto il tempo che può Castellazzi. Ma Mazzarri sta scrivendo i rigoristi. Fischia esatto, Rosetti. Esatto. Per la sesta volta la Coppa Italia sarà assegnata dopo i calci di rigore